Prima di iniziare il video vi faccio vedere il make-up e poi voi dovete dirmi, secondo voi, qual è il lato high cost e quale low cost. Quindi ora scrivete nei commenti, secondo me destra low cost, sinistra high cost o viceversa, insomma. E per fare questo video mi sono ispirato a un video di Basic Gaia. Ciao a tutti ragazzi belli, come state? Benvenuti o bentornati sul mio canale, se ancora non mi conoscete, io sono Antonio. E il video di oggi sarà un versus low cost vs high cost. Alla mia destra userò i prodotti più costosi che possiedo, mentre alla mia sinistra utilizzerò i prodotti meno costosi. Allora, iniziamo subito. Innanzitutto andiamo a mettere il primer più costoso alla mia destra. Premetto che io non ho una makeup collection così high cost, così lussuosa, quindi i prodotti non saranno proprio super lussuosi, diciamo. Ecco qui i due primer, high cost, low cost. Questo qui è di Zago, mentre questo è di Debbie, uno idratante e l'altro mattificante. Purtroppo questo è il più costoso che ho e questo è il meno. Ok, questo qui di Zago è super 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 rinfrescante e proprio sembra freddo come prodotto, è bellissimo, lo adoro. Invece questo di Debbie non so, non sembra male, ha levigato anche leggermente la pelle e boh, proseguiamo. Fondotinta. Il più costoso è quello di Diego Dalla Palma, il nudissimo, mentre il meno costoso è sempre di Debbie ed è il BB Perfect Sebo Control. E sono anche entrambi opachi. No, non ho bagnato la blender. Ovviamente questo di Diego Dalla Palma è molto più coprente rispetto a questo qui di Debbie, perché questo qui è una BB cream in realtà. Si chiama BB Perfect, quindi suppongo sia una BB cream. Però insomma l'effetto è questo qui. Questo è molto più opaco rispetto a questo. Correttore, allora, il più costoso è questo qui di Benefit, mentre il meno costoso è questo qui di Lotti London. E quindi nulla. Andiamo. Ho messo la stessa quantità di entrambe le parti. Come coprenza ci siamo di entrambe le parti, forse questo qui di Benefit leggermente più coprente, però questo di Lotti si sta un po' dividendo, mentre questo di Benefit è perfetto. Andiamo avanti con due cifre. Questa di Diego Dalla Palma, bene sì, Diego Dalla Palma lo vedrete spesso. E poi Essence. Purtroppo una in polvere libera, l'altra è compatta. Ora la situazione è tranquilla di entrambe le parti, secondo me, tranne appunto per il contorno occhi, anche se la cifra di Essence ha sistemato un pochino la situazione. Comunque, andiamo avanti. Poi. Passiamo al bronzer. Benefit e Debbie. Questi brand li vedrete spesso. Di Benefit userò la Hoola, mentre di Debbie questa qui che si chiama Sun Experience. Ecco qui la situation, non vorrei dire, ma forse il pennello che ho usato per la Hoola era un po' sporco di blush, però non sembrava sporco, ma lo vedo un po' più rosino del solito, non so. Allora, questo di Debbie va stratificato un bel po' per far uscire questo colore, perché è molto 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 leggero, mentre la Hoola è bella pigmentata, si sfuma, che è una meraviglia, è la mia preferita. Invece, come blush utilizzeremo Nabla e NYX. Sono molto simili sia come colore sia come texture perché sono entrambi luminosi. Allora, il colore è molto simile, guardate stesso voi, però questo qui di Nabla è più luminoso. Però si sono sfumati entrambi molto bene. Perché non riesco a dire sfumati? Sfumati, ho l'esso un po'.
questo di Nabla è anche più pigmentato perché si preleva più facilmente. Comunque, ora andiamo avanti. Il Luminangi, ho messo un po' di setting spray, lo stesso da entrambe le parti perché non ne ho uno costoso e un altro più economico. Allora, di qua Makeup Revolution, di qua Benefit. Praticamente qua prenderò Tickle, che è questo qui, mentre di Makeup Revolution questo cotto qua. Non lo uso da un'eternità. Allora, raga, questo di Benefit ne basta poco per essere così luminoso, mentre questo di Makeup Revolution ne serve un pochino in più e poi non è così luminoso come questo qui di Benefit. Quindi il prezzo cambia la qualità. Ora passiamo agli occhi. Ta-da! Jeffree Star di qua, Makeup Revolution di qua. Questa qui di Makeup Revolution non è la più economica che ho, però è la più simile economica a questa qui. Allora, vado a prendere questo qui e lo metto nella piega e un po' anche sull'arcata sopraccigliare. Mentre a quest'altro occhio prendo questo qui, anche se sembra un pochino più scuro. No, raga, non sembra troppo diverso da quest'altro, forse leggermente più rosa. Sì, questo quasi non si vede che l'ho applicato. Non farò un make-up troppo elaborato. Ora prendo questo qui. E col pennello di prima vado a sfumare ancora. E lo sto mettendo su tutta la palpebra. Questo colore non è super pigmentato, eh? Come al solito i cani qui fuori stanno facendo un casino. Comunque queste due cialte sono simili, però questo qui è proprio un colore ciliegia, guardate. Cioè non sembra come nella cialda. Quindi vado a prendere questo e lo mischio un po' con il rosa qua. Così spero di ottenere più o meno un colore simile. Anche se ne dubito. Sto facendo le prove sulla mano prima. Ok, mischio questo. Questo è rosa e anche un po' di rosso. Ma. Più o meno. E anche qui col pennello di prima vado a sfumare. Se mettessi nell'angolo interno del giallo. Quindi vado a mettere il giallo all'angolo interno, così, per farvi vedere un po' la differenza del giallo, dato che il giallo è un colore abbastanza difficile da fare. Si era stoppata la registrazione. Comunque stavo mettendo il giallo. E guardate che carino, ci sta bene secondo me, dai. E ora andiamo con Makeup Rab. Il colore è tutto qua. Provo col dito. E quindi vado anche di qua col dito. Beh, raga, dai. Quando si dice, vabbè, se devo spendere 60 euro per una palette, prendo quella che costa 5, tanto è lo stesso. Guardate. Beum. Beum. Ho messo i colori anche sotto, all'inizio mi sono sbagliato, ho messo quello di Makeup Revolution qua, poi ho aggiustato un po' le cose. Momento eyeliner, userò il roller liner di Benefit, mentre da quest'altro lato userò lo stamp liner di Lotti London. In realtà mi piacciono entrambi, vediamo un po'. Come avete visto, ho fatto un casino con l'eyeliner, questo qui di Dotti London, perché l'ho fatto troppo in verticale e troppo fuori dall'occhio, diciamo, e quindi ho dovuto aggiustare con un correttore. E di conseguenza ho aggiustato anche questo qua col correttore per non far venire la sfumatura anche sotto l'eyeliner. Questa mi è venuta più bassa rispetto a quest'altra che mi è venuta molto più alta. Di solito in realtà mi trovo bene con questo qui, solo che ora è andata così.
Invece con quello di Benefit mi trovo sempre bene, lo utilizzo sempre. Andiamo avanti. Mascara, Diego Dalla Palma, Essence. Sono entrambi volumizzanti, quindi vediamo un po'. Questo è l'effetto di entrambi. Allora, questo qui di Diego Dalla Palma personalmente lo preferisco perché divide molto molto meglio le ciglia, però questo qui di Essence non è niente male. Come lo set invece abbiamo Nabla e di nuovo Debby. Raga, scusate, ma la marca più economica che ho è Debby. Questo qui di Nabla secondo me è più chiaro, vediamo. E infatti, raga, questo di Debby è più scuro di questo di Nabla, però io adoro l'applicatore di Debby. Guardate come prende benissimo le labbra, lo adoro. E ora mancano solo le sopracciglia, le vado solo a fissare con un gel trasparente. Andiamo di qua con Benefit, il 24 Hour Brow Setter, mentre di qua il Contour Freak di NYX. A me piacciono entrambi questi, però questo qui è cemento per le sopracciglia, io lo amo, lo adoro questo. Questo qui invece è molto molto bello, però se devo paragonarli preferisco questo di Benefit. Però se volete risparmiare, questo è comunque un ottimo fissante per sopracciglia. Allora, abbiamo finito. Allora, durante il video ho fatto un po' di considerazioni, però secondo me dagli occhi si nota un sacco la differenza. Guardate il giallo all'interno. Non ci sono proprio paragoni. Invece per la base si nota solo per il fatto che questo lato è meno coperto di quest'altro e forse anche un po' per l'illuminante, secondo me. Invece i rossetti, questo di Debby è già asciutto, sembra di non avere nulla sulle labbra, mentre questo di Nabla è ancora un po' appiccicoso, però si sta asciugando. Invece voi ragazzi, cosa ne pensate? Quale lato preferite? Secondo me su alcuni prodotti la qualità si paga, perché molti high cost sono migliori di molti low cost, ma anche molti low cost sono migliori di alcuni high cost. Ad esempio a me questo rossetto di Debby non sta dispiacendo affatto, sia perché si è asciugato velocemente, sia perché è leggerissimo sulle labbra. Questo di Nabla si sta ancora asciugando perché lo sento ancora un po' appiccicoso, però insomma poi non so la durata e come si comporterà. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con il lato che preferite, costoso, poraccio. Scrivete così, poraccio, costoso. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like, un commento, iscrivetevi anche al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate anche la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video. Perché gesticolo così tanto? Seguitemi anche su Instagram, avrete visto il mio nome scritto qui sopra per tutto il tempo. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Baci!